Allora, siamo arrivati alla fine del girone d'andata e diciamo che in un certo qual senso è tempo di bilanci. Ecco, a me la prima cosa che mi viene da pensare vedendo le ultime partite, quanto è cambiata, diciamo, questa Ternana dall'inizio ad adesso? Dall'inizio adesso sì, la situazione è cambiata, abbiamo iniziato un po' in sordina, abbiamo affrontato subito grandi squadre, quindi ancora la squadra si doveva un po' abituare a giocare insieme, con i nuovi acquisti è arrivata Patri, una grandissima giocatrice, però comunque sia iniziare a giocare insieme è importante per poi in campo si vede. E poi successivamente con squadre più abbordabili abbiamo iniziato a prendere il volo, tra virgolette. E niente, adesso sembra che vada tutto per il meglio. Ieri è arrivata anche questa qualificazione, nel senso di andare a giocare poi il 29 e il 5 per accedere alle finaliste di Coppa Italia. Vediamo come andrà. Ecco, però sei d'accordo se ti dico che nelle ultime partite, al di là del valore degli avversari, che come giustamente hai sottolineato è inferiore rispetto all'inizio, questa mi è parsa una squadra più matura, più paziente, nel senso che ci sono alcune partite come col Sora, che poi è finita bene in trionfo, ma all'inizio magari, perché può capitare, il portiere para o le conclusioni escono. Ecco, però ormai questa Ternana sembra veramente sicura di sé, che gioca quasi col pilota automatico. Infatti anche come dice sempre il mister, ha visto dei progressi, nel senso che dice ogni volta, prima calciavamo in porta e su 10 tiri che facevamo segnavamo 2 volte. Se adesso invece vedo ragazze più mature, giocatrici più mature, che nel momento in cui vanno a calciare in porta vanno molto più sicure e quindi su 10 tiri ne entrano 7, per dire. Quindi c'è anche maggiore consapevolezza nei propri mezzi, tra virgolette, come si può dire, perché comunque quando arrivano i risultati, comunque sia, le cose vengono sempre meglio, anche gli stessi allenamenti, uno si allena con uno spirito diverso, le cose cambiano. E sì, le squadre certo erano più abbordabili, però la differenza si è vista, si è Ecco, vista. ieri abbiamo parlato della tua rete, però mi sono scordato di chiederti semplicemente a chi lo vuoi dedicare. Allora, il mio gol lo dedico alle persone che mi sono state più vicino in quel periodo brutto che ho attraversato, perché comunque vengo da un infortunio strano, perché prima cioè si pensava che poteva essere solo una stupidaggine, invece poi mi ha tolto dal campo per 2 mesi e mezzo, 3, e quindi lo dedico al mio ragazzo Mauro e al mio ex allenatore Nicola Volini, Perfetto, che senti, sono state molto sì, vicino. ovviamente sta facendo pure un grande lavoro. Comunque, ecco, il 29 adesso, quindi fra un poco tra l'altro, c'è questa partita contro l'Isolotto. Allora, naturalmente, io sono un po' andato a studiare già questo avversario ieri notte quando sono tornato a casa. E ecco, a me sembra onestamente che il suo girone sia inferiore al vostro perché. Uno dei problemi di questa Serie A è che questa divisione in gironi porta a gironi complicati come il vostro, ma poi anche il gironi dove il dislivello tecnico è maggiore. Ecco, volevo sapere se conosci un po' di questa squadra, cosa ti aspetti da questa partita e se già magari ieri ne avete parlato un po', insomma, quali sono le vostre sensazioni, perché forse dopo un po' di partite veramente semplici adesso arriva questo bel test. Allora, l'Isolotto è una squadra che non conosco sinceramente, però mi hanno detto che è un ambiente parecchio caldo. Ieri no, non ne abbiamo parlato perché comunque sì, eravamo scaramantici e quindi fino alla fine abbiamo voluto giocare la partita che stavamo affrontando senza pensare ad altro. Sì, in realtà i gironi sono poco equilibrati, nel senso che il girone quello nostro, il girone B, è il girone più complicato con squadre un po' più forti in realtà. Poi ci sono il girone A e il girone B che sono sì, gironi competitivi, però con una o due squadre all'altezza del nostro girone in realtà. E sì, sarà un test importante perché dopo, ecco, queste ultime partite magari con squadre di fascia più bassa, a
affronteremo questa squadra, sarà un test importante, poi sì, speriamo che vada tutto per il meglio, che possiamo andare a fare per la prima volta nella storia della Ternana Futsal queste Final Eight di Coppa Italia, che dicono davvero che sia un'emozione forte. Chi ci ha giocato, cioè, ci sono delle ragazze che giocano con me, che hanno già partecipato a questa competizione e hanno detto che è veramente una bella manifestazione. Eh beh, sì, le finali in Abruzzo sono molto belle perché prima di tutto si incontrano tutte squadre di un certo livello, ecco che poi se ci fosse un girone unico con tutte le migliori probabilmente sarebbe un campionato bellissimo, e poi ovviamente perché sono tutte gare concentrate in pochi giorni, no? Quindi sullo stile del mondiale che si è appena concluso. Ecco, ti volevo chiedere, secondo te sarà tanto penalizzante giocare la gara di ritorno in casa loro, oppure ormai a questi livelli insomma fa poco differenza? Va bene, per noi giocare in casa ci dà sempre qualcosa in più, perché un palazzetto così non ce l'ha nessuno, quindi ce lo invidia tutta Italia, quindi quello sicuramente, ma sono fiduciosa che i federissimi non mancheranno a Firenze, quindi ci porteremo dietro il tifo e cercheremo di dare il massimo come sempre, di riuscire ad accedere a queste finali. Infatti, indubbiamente, io qualche trasferta l'ho fatta a Roma, le ho viste quasi tutte, vengono sempre numerosissimi, in centinaia, e infatti penso che gente come Andrea Milioni, come Marco Catinelli, come Giuliano Marsili siano, e tutti gli altri, senza dimenticare nessuno, facciano veramente la differenza. E appunto volevo chiederti se lo sventolare della bandiera era pure un po' per loro e un pensiero pure per questa gente. Sì, allora, loro sono delle persone speciali, perché comunque ci seguono sempre, e poi sono persone che lavorano, che hanno da fare i turni di notte e possono lavorare anche la domenica, e quindi una volta hanno spostato i turni pur di venire con noi, pur di venire in trasferta, quindi non sono cose da sottovalutare, perché magari non tutti lo farebbero. E sì, quando ho visto quella bandiera, essendo Ternana, è stata una cosa che mi è venuta da dentro, dal cuore, l'ho presa in mano e l'ho potuta sventolare, è stata una sensazione bellissima e me la sentivo mia proprio, l'ho fatto per loro, l'ho fatto per tutta la gente, perché comunque un palazzetto così non ce l'ha nessuno, sempre pieno, e quindi è stata una bellissima emozione. Infatti ho visto anche la foto che hanno fatto, sì, è bella bella davvero. Dai, ti faccio un'ultima domanda, visto che siamo vicini a fine anno, cosa ti auguri per te a livello personale dal 2014, ovviamente sportivo e non, se vuoi, e cosa ti auguri per la Ternana? Allora, dal punto di vista personale spero di buttarmi alle spalle questo periodo buio e che sia stato il primo gol, questo, di una lunga serie. E obiettivo personale è l'abilitazione per il dottore commercialista, che lo farà a giugno, mi dovrei abilitare, e poi spero che possiamo conquistare sia la Coppa che lo Scudetto. Questo è il mio obiettivo, l'obiettivo di tutti noi, che sotto sotto ci speriamo.